Il Taurisano espugna 2-1 il comunale di Sogliano e continua la sua scalata verso la salvezza. La partita, condizionata dal forte vento e condotta per quasi tutti i 90 minuti dai padroni di casa, poco cinici però sotto porta. I granata di Favonio sfruttano di contro le due uniche azioni dell'incontro per mettere in cassaforte 3 punti d'oro in ottica play-out. Ma veniamo alla cronaca. Il Sogliano parte forte, al 16° ci prova con Mortari, servito sulla corsa da Spagna. Il suo diagonale si spegne però sul fondo, complice una deviazione. Alla mezz'ora ancora Spagna ad ispirare per Cimarelli, che esplode un perentorio diagonale deviato da Silipo. Il forcing rosso-nero continua sull'asse Cimarelli-Melissano, ma sulla conclusione del difensore non è impressa la giusta potenza. Nel momento migliore del Sogliano arriva a sorpresa il gol ospite. Foglia sfrutta alla perfezione un invito basso dalla sinistra e trafigge Micheli, 1-0. La risposta dei ragazzi di Mosca è affidata ad un calcio da fermo di Patruno, che arma il destro dalla distanza trovando l'ottimo riflesso dell'attento Silipo. La ripresa si apre con il Taurisano all'arrembaggio, non passano neanche 6 minuti e arriva infatti il gol granata. Martelli si incugna caparbiamente in aria, si porta il pallone sul sinistro ed infila il portiere sul primo palo con un tocco di precisione. Il Sogliano non ci sta e si catapulta in avanti alla ricerca del gol. La rete arriva puntuale al 17°, a propiziarla un cross al bacio del solito Mortari, su cui si avventa di testa Spagna. In ottima coordinazione per il definitivo 2-1.